prima vi avevo dato già un'anticipazione di, dello streaming video che sto cercando di fare su tutti i Speed Talk, e vi ho dato una informazione per chi non l'ha sentita, che siccome il Speed Talk sono di 15 minuti non si riesce a fare spiegazioni tecniche sugli argomenti, se no ci si perde anche un'ora solo per un argomento. Quindi questo talk sarà più una spiegazione concettuale su come vanno creati dei video tutorial. Allora, il primo concetto che deve, che almeno che a me è saltato fuori, è che chiunque ha imparato appena imparato qualcosa si fionda su internet e fa un video tutorial lungo o corto che sia, perché si sente lì in terra e sa fare qualcosa. E allora si vedono questi video orrendissimi di gente che fa che cliccano su vari menu e non sanno trovare le cose giuste per fare il video. E per me quelli sono video da scartare, sono i più brutti video che ci devono essere. Prima cosa che io penso di fare quando voglio creare una serie di video, perché non ne penso uno ma ne penso una serie, tipo ho un argomento pensando che la gente ci metta massimo 2 minuti di attenzione per guardare un video, se faccio un video da 20 minuti e si vede che 20 minuti passa via perché è troppo lungo, penso di strutturare questi miei video di questo argomento a blocchi di 2 minuti. E come faccio per strutturarli in una certa maniera perché siano avvincenti e che siano professionali? Prima cosa è storytelling. Allora, qua c'è tutto un casino perché le persone non hanno neanche idea di cos'è lo storytelling e hanno questa idea molto strutturata, disegnata, confusionale, e basta. E quindi fanno queste robe orrendissime e ti dico dal prossimo video, ma intanto io ho già visto che il primo fa schifo, cosa vado a vedermi il secondo, e il terzo, e il quarto? Vado da un'altra persona che saprà fare qualcosa di meglio. Allora, questa non va. E allora andiamo così. Vabbè, me la clicco qui. Allora, adesso vediamo un attimo dove è il mouse. Ok, boom, al prossimo. Allora, praticamente, quello che stavo dicendo, il video deve durare poco, deve essere incisivo, deve dare le informazioni giuste, e deve, perché ormai la gente ha fretta, da quello che ho capito. Quindi, se uno riuscisse anche a concentrare in 30 secondi la sua informazione a pillole, magari la gente, sì, io la sera, prima di fare cena, mi guardo questo video di questa persona che dice una cosa su AutoCAD, 30 secondi, mi rimane in testa, fighissima. È difficile concentrare un argomento in 30 secondi, però magari l'argomento è da 20 video, lo spezzetto in micro argomenti. Quindi bisogna mettersi prima sulla carta a studiare esattamente come dividerli, come gestirli. Poi, sceneggiatura. Allora, sembra una stupidata. Allora, bisogna creare proprio, stilare sulla carta una sceneggiatura. Cioè, tipo, inizia il video e io mi presenterò sul primo video e basta, finito il video, perché mi sono presentato quanto ci ho messo. Nel secondo video dirò come prima cosa l'argomento del video, tipo AutoCAD, come tirare delle linee rette. Ok, e poi dopo farò l'esempio minimale, finito. Quindi devo scrivere passo passo quello che devo fare, perché poi quando andrò a registrare seguirò questa sceneggiatura avendola magari fuori campo e dandoci un'occhiata, e devo andare pari passo. Non è che porca miseria non mi ricordo cosa devo fare, una scartabella, stai registrando. Siccome un video al giorno è palloso farlo, bisogna ridurre la post produzione, cioè tutto quel lavoro che si fa dopo quando gli è registrato il video. E se uno si è preparato 2 mesi prima per fare il video come Dio comanda, quando ha finito il video non ha da fare più niente, o quasi, e se ce l'ha già pronto per metterlo su YouTube diretto. Oltre alla sceneggiatura c'è la storyboard, cioè è un qualcosa di molto più specifico. Allora, questa è una figata che ho imparato a un corso di cinema. La storyboard fatta così è esattamente quella che c'era su i primi film, dove c'era l'acetato, perché era in verticale. Qua c'erano le immagini che venivano proiettate, di qua c'era la colonna sonora, la striscia della colonna sonora. E sulle storyboard cartacee adesso, qua c'è la scena di quello che voglio far vedere, quindi me, perché mi presento tutto a grandi a pieno schermo. Dopo dico passiamo al programma AutoCAD, di qua ci sarà l'AutoCAD in grande e io in piccolo,
e quindi faccio gli schizzetti anche ingegnati male come sono fatti qua, esattamente con quello che voglio far vedere nel mio video. E qua c'è il testo che devo dire, esattamente il testo che se fossi anche bravo a leggerlo, a furia di leggerlo, l'ho imparato a memoria, vado a memoria nel dire le cose. E idem di qua, far vedere, aprire, cliccare, menu, tizio, caio, tutto. Quindi voi per fare un video da 2 minuti ci mettete, per prepararlo bene, ci mettete 3 ore. Ok, la seconda volta ci mettete 1 ora e mezza perché avete capito il discorso, poi magari la volta prima 1/2, ok. Ogni mezz'ora create un video fatto come Dio comanda, da 2 minuti, da programmare. Io sto parlando di AutoCAD, ma potrebbe essere anche una ragazza che sa fare make up e si fa il trucco, o che vuole parlare di natura, un ragazzo che vuole parlare di montagna e spiegare la sicurezza in montagna, di tutorial potete fare di qualunque cosa. Ok, cosa occorre per fare un video tutorial a livello informatico? Allora, mi serve un computer o un laptop, è ovvio, perché sennò con cosa registrate? Chiaro e tondo, cioè il mezzo che usate per registrare sarà il computer o un portatile. Poi vi serve una webcam, se il computer non ce l'ha dovete avere da parte, il portatile di solito ce l'hanno integrata, quindi vi usufruite della webcam che avete integrato nel portatile, un buon microfono, proprio questo è un buon microfono ed è diverso da avere il microfono della webcam, perché il microfono della webcam vi fa una voce che si sente male e può essere in mono e quindi siete solo sul canale, e invece se uno vuole un prodotto professionale, una voce importante, per dopo quando va il video deve andare anche sui cellulari e su tutte le piattaforme possibili e immaginabili e che si senta bene, un microfono va preso. E poi ci vuole, io uso OBS Studio che è un programma gratuito e open che serve per fare il screen recording sia della vostra scrivania, del vostro desktop, sia della webcam, e gestisce più sorgenti insieme, quindi posso avere una sorgente che è il desktop che sto guardando, sopra ci metto la webcam e la metto in alto a destra, e sotto ci metto il logo della mia azienda o del mio, se sono libero professionista, tutto composto già in automatico. Quando registro non ho bisogno di fare molta più post-produzione. La post-produzione sarebbe tutto quel lavoro che devo fare dopo per tagliare, incollare il video, mettere robe su. Quindi il 99% del lavoro è fatto da OBS Studio. Poi ho proposto il Shotcut, che sarebbe un programma gratuito di editing non lineare, che può essere utilizzato se uno come me è sfigato, che io sono dislessico, quindi quando parlo ogni tanto faccio e ripeto una frase 2 volte magari. Allora queste pecche nei video non ci devono essere, quindi si ascolta il video e dove ho parlato che faccio taglio e riascolto, finito ok il taglio, incollo e si vede il taglio, però su YouTube e tutti i video sono fatti così, almeno la frase ha un senso ed si va avanti fino in fondo. Oppure se siete sfigati che avete cliccato renderizza, il vostro computer è lento perché sta già registrando, più vi renderizza, quindi ci mettete 2 minuti, voi tagliate renderizza, fate vedere in 3 secondi, ha già finito di renderizzare, andiamo, e la gente crede che il vostro computer sia una bomba, velocissimo. Ok, poi l'altra cosa da vedere interessante cos'è? Lo studio. Allora, questo è il mio studio, questa è una foto che ho fatto apposta ed era un giorno che stavo mettendo mi era arrivato appena adesso il microfono, quindi sono tutte le scatole fuori, tutto fuori, pensando che questo è il portatile, qua c'è la webcam, io dovrei essere seduto qui dove c'è l'immagine, la scritta, e tutto questo disastro anche con lo spruzzino si vede nel video, perché io come metodologia vorrei far vedere il mio studio, che ci sono io. Questo non è l'ambiente giusto da far vedere per fare un video, perché non è una cosa professionale. Quindi se avete l'idea di fare un video che dovete far vedere voi e non siete in un posto asettico, tipo tutto scuro, una sedia e non c'è niente dietro e parlate così, bene. Se avete uno studio così, bisogna stare attenti, bisogna che lo studio sia... Ecco, qua l'avevo già messo un po' in ordine e quindi non c'è più tutta la roba sul tavolo, avevo la tastiera sotto. E altra cosa abbastanza strana è che siccome parlo tanto di musica, la webcam che è qui e la tastiera è qua sotto, e quindi mi sono accorto che non si vedeva la tastiera, cioè facevo il video, suonavo e la gente che guardava il mio tutorial, sì, ma non ho visto la tastiera,
Ok, allora semplicemente cosa ho fatto? L'ho spostata, l'ho messa sul tavolo e quindi quando da di qua che non si vede c'era la webcam che li prendeva, si vedeva la tastiera. E quindi se uno ha una tavoletta grafica e deve lavorare col CAD e deve far vedere la tavoletta, deve mettersi la tavoletta in un posto che si veda con la webcam per dare l'idea. È reale quello che sto facendo, non è tutta fuffa che ti ho preso un video, te l'ho messo lì e ti spiego quello che sta facendo il video, ma non si vede me che sto disegnando. Ok? E poi, eccolo qua, questa è un'altra metodologia di fare riprese. Se voi state facendo, per esempio, tante cose tipo origami, o dovete lavorare con le mani, saldare, far vedere delle cose, se voi avete la ripresa laterale, rischiate che ci sono ombre, oppure che prendete voi stessi. Invece una ripresa dall'alto verso il basso si chiama zenitale e avete il piano di lavoro tutto libero, voi vi, come ho fatto io qua, vi escludete il corpo dal piano di lavoro, si vedono le mani e il saldatore che sta saldando o la scheda in PLC che voi puntate le cose che volete spiegare, e quindi una ripresa dall'alto va, cioè può essere fatta così. E questa ripresa, velocemente, ve la spiego, è una stupidata, ho una minestra fortunatamente sopra il pianoforte. Allora ho preso un cavalletto, l'ho incastrato sopra la mensola in orizzontale, l'ho messo dei pesi perché sennò il cavalletto si ravalta, ho attaccato la fotocamera e piglia in zenitale. Quindi in internet trovate tantissimi tutorial su come avere costruibili queste riprese, e basta non avere ombre, tantissime ombre sotto. Quindi tutta questa è la fase di progettazione. Poi dopo, per esempio, questo è il prodotto finale di un video che ho fatto io. Allora, questo ve l'ho tutto segnato con le freccette, perché? Perché mi fa capire che ci sono qua io che sto parlando. Poi furbamente mi sono messo il mio logo come sfondo del desktop e lo voglio far vedere ancora. Poi il mio desktop di Linux ha ancora il logo qui perché lo voglio far vedere, ok? Perché sono proprio egoista e voglio che la gente capisca che chi sono, e quindi un professionista deve farsi pubblicità, quindi mette il logo. Poi la cosa interessante è questo, perché? Perché se il video passa per Facebook, sul cellulare scorro, non sento niente per i primi secondi che sto scorrendo il video, e allora come faccio a capire qual è l'argomento del video di Facebook che poi... Ah, mi fermo, faccio tap e si abilita l'audio continuo, perché leggo cosa c'è scritto qui. Quindi questo è i primi 30 secondi, mi metto un'anteprima dell'argomento, ok? Poi, come c'è di interessante, qua nient'altro, questo è un desktop, tanta gente sulla scrivania di tutto, cioè 100 miliardi di file, il desktop deve essere pulito, ordinato, perché sennò la gente ha un'idea, ma questa persona non è ordinata. Quindi tutto incasellato, avere poche robe. Ok, questo è registrare con OBS Studio. Allora qua sotto c'è un esempio di OBS Studio aperto con tutte le impostazioni, e qui c'è uno screen recording di OBS Studio, cosa vede, che può vedere il desktop con tutte le finestre, vi dà tutte le anteprime. Qui c'è il ragazzino che ha scelto di farsi vedere solo lui e di far vedere il microfono, e c'è chi sceglie di avere il microfono fuori campo e di parlare senza il microfono. C'è chi ce lo mette in campo perché magari deve parlare, tipo tante volte prendono due microfoni e questo è un altro di marca inferiore che costa 30 euro, fanno il paragone, allora in quel caso lì sì che serve farli vedere tutti e due, perché sono elementi del essere professionali. Oppure se io faccio musica, faccio vedere la mia strumentazione e faccio vedere il microfono. Quando parlo di Linux e roba informatica, il microfono lo metto fuori campo e ci si vede di più me e il video che sto facendo. Poi come c'è di interessante, ecco, questo è il shortcut in velocità che ha qua la possibilità di inserire il video che ho appena fatto. Qua la possibilità di inserire il video che ho appena fatto, i miei due minuti del tutorial. Qua sotto ho la timeline del video, ok? Qui ho l'anteprima e praticamente qua ci sono le onde, si vedono, che sono quelle di parlato. Io sinceramente lo uso soltanto per tagliare dove faccio i lumi o dove aspetto un po' di più perché devo leggere una frase o qualcos'altro, taglio e avvicino i buchi per non avere più i tagli, e ho finito il mio lavoro perché che guardo quanto è il mio tempo, ok, 20, ho pochissimo tempo, ok, 3 minuti, perché io all'inizio avevo pensato di farmi anche un'introduzione. Ah, faccio una bella intro perché l'intro fa figo, sono anche un po' grafico, faccio vedere 30 secondi di intro.
l'intro ho scoperto che è pallosissima, che non la guarda nessuno, passano avanti, addirittura con l'intro non c'è il sistema di avere il titolo dell'argomento nelle prime fasi del video. E la prima volta che io veramente mi sono reso conto che l'intro non andava fatta è quando ho visto un determinato video, che adesso vi farò vedere, che lo tiro fuori. E allora c'è una persona che fa vittoria da una vita, ne fa uno al giorno, e si chiama Marco Montemagno, e se qualcuno l'ha seguito, ed è un motivazionale, non parla di robe specifiche, ma ti motivaziona su qualunque cosa, come essere il migliore collega e relazionare con i tuoi colleghi, e ti dà, non ti dice la verità assoluta, ti dà delle possibilità, hai la possibilità di fare amici, vedi tu qual è la migliore, ok? Allora, se guardiamo su quali clienti i primi 10 secondi di questo video, veramente 10 secondi bastano, vedete una cosa bellissima. Quali clienti conviene concentrarsi? E parliamo in questo video, c'è una formuletta molto interessante che ho trovato in questo libro, The Power of Moments, molto carina. Sigla! Ah no, cazzo, non c'ho la sigla. Vabbè, allora, Forrester ha fatto questo. Ecco, lui in questa maniera qui ha preso in giro quelli che hanno la sigla, perché lui ha milioni di miliardi di persone che lo seguono al giorno, si è creato una società che ha tutti i più fighi personaggi che fanno si promuovono nei social network, li ha messi dentro, noi ti diamo una mano per diventare sempre migliore. Però tu nel contempo, se entra gente a basso livello, li devi portare al tuo livello. E addirittura, siccome ha tantissima gente che vuole entrare nella sua non è più una startup, in questa società, ogni 2 anni lui apre per uno spazzetto piccolissimo le candidature. Tu sei degno di venire nella mia società, di pagare un canone all'anno per imparare a fare i tuoi video, tutorial, promuoverti nei social network come Dio comanda? Se non sei nessuno, noi non ti vogliamo. E quindi lui è Dio in terra, con questi 10 secondi ha preso in giro tutti quelli che fanno le intro e l'ha fatto capire benissimo, perché lui ha tutti i suoi numeri senza le intro, non gli servono. Quindi non statevi a fossilizzare su la classica cosa è Blender che fa le intro fighissime, tutte che si muovono, tutte con la musica di... Non le vogliamo vedere, cioè i professionisti che vogliono un video vogliono l'introduzione con 2 righe per capire cos'è, partire subito col video in maniera professionale. Ecco, dopo di questo, vediamo qua, allora qui cosa c'è? Nient'altro, perché dopo la creazione del video con i programmi di post-produzione avete finito, il vostro video può essere dato in pasto a YouTube. Allora, l'ultimissima cosa che posso dire, in velocità, è che se tu vuole fare il figo e avere maggiore visualizzazione per usare sia Facebook che YouTube, cosa fa? Di quel video che ha creato, prende i primi 30 secondi, li estrapola, li sbatte sulla sua pagina, non il profilo personale, una pagina professionale di Facebook, e c'è la scritta con il titolo. Poi quando finisce il video, che sono 30 secondi, tu non gli hai dato l'informazione, ma sotto gli metti il link al video completo di 2 minuti che è sulla pagina di YouTube. Quindi la persona, se lo guarda attraverso Facebook, lo trova, clicca, ah porca miseria, ho solo capito che c'è da parlare di microfoni, mi interessa, clicco sotto, vado su YouTube e da YouTube mi guardo il video di 2 minuti. Quindi questo è uno dei tanti giochetti che ci sono per attirare le persone da un social network a un altro. Perché cioè, il concetto è, secondo me, tanti stanno su Facebook, pochi sono in cerca direttamente su YouTube dei miei video tutorial. Come faccio a farmeli, a spostarli? Gli do la caramellina e poi se gli interessa si spostano sulla pagina di Facebook e dalla pagina di Facebook a YouTube. Allora, una cosa che posso farvi vedere al volo è questa. Allora, video tutorial, ok, 26. Allora, tutti in questo video tutorial parleremo del mio nuovo setup Allora, questo è realmente un video che è già pubblicato in internet ed è mio e dovrebbe essere la sintesi di tutto quello che vi ho spiegato adesso. Allora, tutti in questo video tutorial parleremo del mio nuovo setup audio e video per i tutorial.
racconti una cosa, mi informo che ho preso un microfono della Rode NT. Ecco, qua posso dirvi che ho scoperto che non bisogna mai fare video alle 7 di mattina. Perché siccome no, non la luce, le persone dormono e quindi sono costretto a parlare a voce bassa. E quindi non ho un tono di voce sostenuto per dire se uno usa il cellulare, mi sente anche attraverso il cellulare. Anche in Audacity e configurare che Ok, il microfono era fuori campo perché non mi serviva in questo caso, perché mi sembra che poi la metà del video è utilizzare tutti i programmi assieme. No, qua no, parlo solo così e basta. Ecco, a metà del video lo tiro fuori. Fuori campo, intanto si sente bene lo stesso, anche se il microfono è fuori campo. Okay. Per questo video tutorial è tutto. Ci vediamo al prossimo. Boh.